Ciao a tutti ragazzi, benvenuti allo Shibuya Caffè, ciao Cristian. Ciao Luca. Oggi vi parliamo di un manga appena concluso. Col numero 10 questo mese. Soprannaturale, horror drammatico, un manga che parla di vampiri. Stiamo parlando di... Happiness. Oshimi disegna e scrive questo manga, classe 1981, lui famoso al grande pubblico soprattutto per i fiori del male. Happiness vede la luce in Giappone nel 2015, casa editrice Kodansha. Termina a marzo 2019, in Italia viene proposto da Planet Manga. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio Planet Manga come ha pubblicato Happiness in Italia e lo faremo andando a spostare il numero 1. Ci penserà Luca che ci mostrerà tutto di questo volume. Allora sento un attimo il peso di questa cosa, andiamo a sbustare questo numero 1. Ed eccolo qua. Numero 1, prezzo di copertina 5,50€. Gli ultimi volumi si trovano a 6€, la Planet, Panini in generale sta aumentando i prezzi di un po' di tutto ultimamente, la giustificazione per questo manga è stata quella delle vendite non così esaltanti. Sarà vero o non sarà vero non lo sappiamo, di sicuro i prezzi stanno aumentando un po' su tutto. Sopra il prezzo, qua sopra, c'è un'evidenziatura gialla che sta a indicare consigliato a un pubblico per adulti, non è un vero e proprio UM18, se no sarebbe... come Zebra venduto direttamente in celofanato. Copertina, vediamo che c'è la numerazione, numero 1, questo è il primo volume, sono 10 come vi abbiamo detto. Guardate le immagini di copertina, belle, belle, belle. Numero 1, indice, e poi partiamo con i disegni. Disegni veramente belli. Dialoghi, sfogliandovelo un po' così, non sono tantissimi, quelli che sono nel primo volume sono anche di più di quelli che ci saranno poi successivamente. La carta non è così male, è spessa, non è molto bianca e l'inchiostratura è venuta bene, non rimane sulle dita. Questo è un volume in cui, è un manga in cui i disegni sono molto importanti, per cui era importante anche che la stampa rendesse fede alla volontà dell'autore. Abbiamo visto il volume, Christian, parlaci un pochino della trama. Addentriamoci quindi nel mondo di Happiness. Makoto Okazaki è un normale studente delle superiori, un bersaglio perfetto per i bulli e un pervertito nascosto. Una sera decide di restituire un DVD e si avventura nella notte. Nelle vicinanze nota una persona su un tetto. Questa lo attacca prima che lui possa rendersene conto e gli azzana il collo bevendone il sangue. Alla fine della colluttazione Makoto si accorge che l'assalitore non è altri che una bella ragazza che gli chiede: preferisci morire o diventare come me? Lui decide di vivere. Letta così la trama, Christian, non sembra questa grande novità nel mondo manga vampiri, ma c'è qualcosa di particolare. Assolutamente, c'hai ragione tu Luca, sembra la classicissima storia di vampiri e invece l'autore qui in soli 10 volumi riesce a metterci dentro veramente di tutto. Sette che vogliono impadronirsi del potere dei vampiri, personaggi cattivi, personaggi buoni, personaggi che arrivano addirittura a catturare il protagonista per studiarlo e farci degli esperimenti sopra. E l'arco narrativo della storia comunque dura anni e anni, in soli 10 volumi. Come abbiamo già detto, pochissimi dialoghi, il disegno diventa importante. Vi prendo il decimo volume non per farvi spoiler, vi faccio vedere solo qualcosa. Veramente questi disegni sono fenomenali e fantastici e con i pochissimi dialoghi questo era fondamentale. Bisogna dire che ci sono dei pezzi in cui bisogna impegnarsi a capire che cosa sta accadendo perché non è spiegato all'interno dei dialoghi lo svolgimento della storia. È tutto molto molto basato sulla sequenzialità del disegno. Un'altra cosa in cui per la quale il disegno diventa fondamentale sono le copertine. Queste copertine, di cui qua vi mettiamo l'immagine, sono veramente bellissime, disegnate quasi in uno stile pittorico, sembra un acquerello, forse è realmente un acquerello, e ci stanno veramente di brutto. Vi abbiamo parlato in un paio di recensioni fa di Origin di Boichi, parlandovene ovviamente strabene come disegnatore. Shuzo Shimi, anche lui grandissimo disegnatore, tutt'altro genere, un pochino più minimale, asciutto,
ma veramente, veramente fantastico. In realtà dobbiamo fare anche un'altra precisazione, perché oltre che ad essere una bellissima storia, Happiness contiene anche dei messaggi forti. L'autore qui ci vuole dare anche dei messaggi, come ad esempio, due tra tutti, il bullismo e il riscatto. Sì, perché il protagonista qui, che è bullizzato all'inizio, quando avrà i poteri da vampiro, si riscatterà, arrivando fino a dove? Arrivando anche a volte un po' oltre, si parla di una continua ricerca di questo riscatto, quasi che porta alla perversione, quasi che porta alla vendetta. Questi poi sono un pochino i temi e quindi ci fanno anche ragionare, ci fanno riflettere sul senso di queste cose. Quindi non è uno shonen, è un seinen adatto sicuramente ad un pubblico semi-adulto, quindi che tratta sì una storia abbastanza semplice da certi punti di vista, ma abbastanza complessa da altri punti di vista. Quindi sangue e tematiche che stanno sotto la base della trama sono quelle che ci portano a definirlo sicuramente un seinen. Noi lo abbiamo preso, lo abbiamo letto, lo abbiamo adorato, peccato che sia finito, poteva durare di più, però anche questi 10 volumi sono stati perfetti. Quindi noi lo consigliamo. Assolutamente sì, e considerando il fatto che è concluso, anche se non si trova su Amazon, magari trovate dei buoni sconti come serie completa. Sì, Amazon aveva cominciato a pubblicarlo, a metterlo sul sito, poi gli ultimi volumi non ci sono, è rimasto qualche volume, qualcuno scontato, qualcuno no, ma essendo una serie completa, finita, mercatini online, fumetteria, ultimamente anche alcune fumetterie stanno cominciando a fare degli sconti, sia online sia fisicamente sul posto, quindi ragazzi, 10 volumi, il prezzo non è altissimo perché solo gli ultimi 2 o 3 volumi costano 6 euro invece di 5,50, mi raccomando, acquistatelo. Quindi, morale, ve lo consigliamo. Un saluto da Luca. Un saluto da Chris. Ci vediamo al prossimo video, ma aspettate, aspettate un attimo. Vi ricordiamo quello che accadrà tra poco. Siamo quasi, 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 quasi a 1000 iscritti, ragazzi. E a 1000 iscritti arriverà la video collezione. Ovviamente stiamo pensando ad un metodo particolare, un po' diverso dal solito, per proporvi il nostro video collezione, visto che comunque siamo due, quindi abbiamo due collezioni diverse, in modo da non fare sempre la stessa cosa già vista e rivista. Per cui invitate i vostri amici a iscriversi al canale, mettete like e commentate. E perché no, Luca, prima di concludere, a 1000 iscritti potrebbe scattare anche un altro contest. Questo l'hai detto tu, adesso vediamo. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.